Uno spettacolo nello spettacolo, quello del passaggio del Giro d'Italia sullo sfondo di uno degli skyline più belli del mondo. Così Mantova oggi pomeriggio ha salutato la 104esima edizione della Corsa Rosa, che passando per 8 comuni del territorio virgiliano ha omaggiato le Arco Guerra, che 90 anni fa vestì proprio a Mantova la prima maglia rosa. Migliaia le persone ai lati delle strade ad attendere i ciclisti e poi a incitarli e ad applaudirli al loro passaggio con l'entusiasmo alle stelle. Giovani, anziani, bambini, intere famiglie, tutti in prima fila a bordo strada per assistere da vicino a questa corsa che da oltre un secolo riesce ad unire le persone da nord a sud dello stivale. E l'entusiasmo cresceva alla vista del corridore di casa, il buscoldese Edoardo Affini, giunto poi secondo al traguardo. Per lui una vera e propria passerella d'onore, con il momento clou davanti al castello di San Giorgio, quando Affini si è portato in testa al gruppo per salutare i suoi fan e tutti i tifosi mantovani. Quest'anno poi il Giro ha rappresentato anche un altro passaggio verso l'agognato ritorno alla normalità. E così da Ostiglia, Sustinente, poi Governo, Lovagnolo San Vito, Cerese, Mantova, Ghisiolo e Castelbelforte è stato un pomeriggio di festa con i paesi vestiti in rosa tra palloncini, coccarde e striscioni. La 13esima tappa del Giro, partita da Ravenna questa mattina e che anche a Mantova aveva visto i 3 fuggitivi, Marengo, Rivi e poi Loda, anticipare il gruppo, si è conclusa a Verona. Vince Nizzolo, che beffa Affini proprio sul traguardo, dopo che il mantovano aveva provato con uno scatto ad anticipare la volata. Bernal, maglia rosa. Un secondo posto comunque strepitoso per Affini, a coronamento di una bella giornata di festa per le strade della sua Mantova.